e con il tuo spirito. Dalla lettera di San Apostolo Paolo, fratelli miei, sono anch'io convinto per ciò che mi riguarda che voi pure siete di bontà, come di ogni conoscenza capace di correggere un dell'altro. Tuttavia, sono venuto in questo con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che è stata data. Essere di Cristo Gesù tra le gente. Adempiendo il Santo Mistero della Luce e Mancella di Dio, perché per le genti vi pregano con offerta la vita, santificato lo Spirito Santo. Questo dunque è il mio marco di Gesù Cristo, per le cose che riguardo a Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato nel mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza dei segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme, quindi tutte le lezioni di anni, a lui vive, ho portato a te la rivelazione del Vangelo di Cristo. Ma mi è sorfatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo, dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento ottimo. Ma come sta scritto, coloro i quali non era stato annunciato, lo vedranno e coloro che non ne avevano udito parlare, comprenderanno. Allora, la salvezza del Signore per tutti voi. La salvezza del Signore. Cantate, Signore, per voi.